Augusta Piazza Duomo. Fra un po' entrerà in questa piazza una folta rappresentanza di genitori, di giovani maschi e femmine, di atleti che frequentavano fino a pochi giorni fa il palazzetto dello sport di Brugoli. Addirittura qui è venuta una troupe del TG2 per testimoniare il disagio di questi giovani e di queste famiglie, anche di coloro che lavorano all'interno del palazzetto, perché il palazzetto è stato requisito dai signori commissari straordinari che amministrano il comune di Augusta. Questa folta rappresentanza appunto viene qui a protestare contro questa amministrazione, che non ha saputo trovare altro rimedio che questo, cioè di sfrattare i ragazzi e utilizzare il palazzetto dello sport come campo, potremmo dire anche di concentramento, di questi ragazzi minori, migranti, che sbarcano ad Augusta e che dobbiamo noi come contribuenti in qualche modo sicuramente ospitare, e dobbiamo accordarci anche le spese di questo, trovare quindi una giusta sistemazione. I locali, volendo, ci possono essere anche altrove, ma non hanno saputo individuare questi nostri amministratori, non hanno capito che dovevano pensarci in tempo, anche d'accordo con la prefettura. Ecco adesso, ecco la manifestazione, ci sono anche molti altri operatori televisivi, abbiamo anche il Rai 3 regionale, oltre che appunto abbiamo visto prima il TG2, e allora adesso ci sono i ragazzi, evidentemente di prima fila, di striscioni, perché non è possibile che i ragazzi siano espropriati dei loro diritti, così hanno detto poco fa, mentre ero in corteo in via Principe Umberto, la strada principale di Augusta. I loro diritti sono anche quelli di fare lo sport, hanno il diritto di fare lo sport, e bisogna saper conciliare le due cose. Se noi abbiamo l'obbligo di ospitare i migranti, anche i ragazzi hanno non solo il diritto, ma anche l'obbligo di fare sport, visto che l'educazione fisica è importante ed è una materia in tutte le scuole. Quindi sarebbe una iattura, una disgrazia veramente autentica se questi ragazzi dovessero ancora essere privati del loro diritto di fare sport. Ci sono moltissimi giovani, c'è anche Gaeta che abbiamo intervistato l'altro giorno con il nostro servizio proprio a Brugoli, che è diventata adesso la pietra dello scandalo di questa situazione, anche perché prima i ragazzi erano ospitati al Palaionio, una struttura importantissima per lo sport ad Augusta e dintorni. I ragazzi che noi abbiamo anche intervistato l'altro giorno sono ragazzi che hanno anche una pratica molto forte, perché tutti i giorni si allenano, e sono ragazzi che fanno anche onore ad Augusta, perché fanno sport di eccellenza. Vediamo, ecco, tutti questi ragazzini con le loro divise blu, ecco, perché sono ragazzi minori, categorie minori o maggiori, che sono associati alla quel club che al palazzetto di Brugoli da anni ormai fa molto sport. Vediamo se possiamo intervistare un giovane atleta, Vito Pantaleo, lo conosco bene perché è un nostro liceale. Allora Vito, mi pare che tu hai contestato in Facebook coloro che sono contrari a voi, mi pare, cioè coloro che dicono che voi siete razzisti. Purtroppo, mi pare che sia questo, no? Esatto. Dicono che voi siete razzisti, e questo è il senso. Sì. Mentre non mi pare che siamo in questo modo. Purtroppo il fatto è che in queste situazioni bisogna dare peso a tutto quello che si dice. Ogni parola può essere usata contro di noi e contro una società che è tutt'altro che razzista. Questa prendo qua non per i profughi, ma stai venendo qua perché il comune dovrebbe assicurare un posto a questi ragazzi che vogliono fare quella lunga società di 25 anni, che comunque non può svolgere la sua normale attività sportiva in una città che offre degrado, spazzatura e abbandono totale. Non glielo devo dire a lei, comunque è una cosa assurda. Quindi noi siamo qua perché alla fine ci crediamo, vogliamo risolvere questa che cosa pensate? Problema. Avete anche proposte operative da sottoporre ai signori commissari straordinari? Allora, io l'ho detto, che ci forse sono. Guardano. Io l'ho detto, ci sono container di fronte all'IKEA e potrebbero essere usati container. Tendopoli, a noi durante i terremoti ci mettono nelle tendopoli. Ottimo osservazione. A loro, cioè non mi sembra comunque giusto questa cosa. Allora, Ernest, un altro atleta, un altro nostro liceale. Allora,
che cosa abbiamo da dire riguardo a questa situazione? Devo dire che siamo in una città con un posto veramente grande. Sarebbe una giusta precauzione utilizzare delle lobby o qualcosa del genere, perché comunque si sa che c'era questa, che ci poteva essere questa emergenza, ovviamente anche grazie all'operazione. Si poteva sapere, si poteva in qualche modo già programmare dal 26 ottobre, da quando è partita l'operazione Mare Nostrum. Ma il fatto è che non è più emergenza, è routine ormai, non è più emergenza. Dobbiamo decisamente provvedere, non si può avere la coperta troppo corta e tirata da... No, perché loro sostengono che i fondi il comune non ce l'ha e allora bisognava requisire un palazzetto con le docce. No, ma esistono anche altre possibilità, volendo. Ci sono altre idee che puoi avere. Il problema è che non si può ospitare in un palazzetto che ha solamente due bagni e fare 150 persone in due bagni. Le docce non ci sono. Non le hanno messe le docce. Igiene zero, no. Quindi è questo, non è una struttura adatta ad accogliere 150 persone, 150 immigrati, comunque, che hanno bisogno anche loro di cure. E poi in definitiva anche le docce si possono anche realizzare volanti, volendo, cioè provvisorie, i campi estemporanei si possono anche organizzare anche sul territorio, volendo, perché il territorio non manca. Se noi pensiamo al parco dell'Angara, per esempio, lì si potrebbe istituire la tendopoli e il parco dell'Angara. Anche i container per fare una cosa un po' più sistemata, i container, le cose. A questo deve pensare lo Stato. Va bene, adesso voi quanto tempo rimarrete qui in questo momento? Sono le 10.40 del mattino del 25 marzo. Giocheremo un po' a pallavolo e poi vediamo. Non volete, non lo sappiamo nemmeno. Non volete fare una protesta a oltranza, però. Allora stiamo occupando la piazza. L'avete occupata legalmente, cioè tenendo il permesso, no? State manifestando in questo momento. Va bene? Finora sì. Va bene, allora ci auguriamo che voi possiate, noi anzi, noi ci crediamo questo, possiamo risolvere questo problema anche grazie alla vostra collaborazione, al vostro impegno. Grazie a Ernest e grazie a Vito. Grazie.